Amori, motori e miti è l'ultima perla della collana di appuntamenti di narrazioni del contemporaneo targato Dino De Angelis, andata in scena lunedì 2 maggio sul nobile palcoscenico del Teatro Stabile di Potenza. La data dell'ultimo spettacolo non è casuale, trovandosi immediatamente a ridosso dell'anniversario della morte di uno dei piloti più amati dell'automobilismo mondiale, il brasiliano Ayrton Senna, l'uomo delle stelle che nell'autodromo di Imola, il 1 maggio del 1994, prese a correre per una strada che non è più stata la stessa strada. Queste le parole di Paolo Montevecchi, cantate da Lucio Dalla, che accompagna con la sua musica straordinaria Dino De Angelis nel suo racconto tra gli assi del motore, fino a tornare agli anni 30, ai tempi di Tazio Nuvolari, il mantovano volante, che con la sua Bugatti e l'inconfondibile Tartaruga d'Oro fece sognare l'Italia che si affacciava alla modernità. Dalla storia al mito De Angelis, accompagnato dai suoi musicisti, passa dalla grande avventura di Nivola alla leggenda di Ayrton, eroi moderni ed epici allo stesso tempo, con le loro storie straordinarie e un retaggio, il cosiddetto secondo tempo, che ancora appassiona i tanti che hanno affollato i palchi e la platea del Teatro Stabile. Storie straordinarie, ma non sempre note al grande pubblico, e la curiosità di riscoprirle attraverso musica, parole e video d'epoca sono state le mosse vincenti dell'intera iniziativa svolta dallo storyteller De Angelis in collaborazione con Sinergie Lucane, un connubio che non nasconde la volontà di tornare presto con nuove proposte culturali. La racconta il pubblico, la racconta la partecipazione, la racconta quanto hanno creduto in questa cosa, avere il teatro pieno, detto tra noi, questo è il mio esordio al Teatro Stabile con uno spettacolo di questo livello. Ho fatto tante piccole cose, ma una cosa così mai. Io penso che, come Nuvolari abbia vinto la prima mille miglia lì, io stasera sono felicissimo, non ho vinto niente, ma avere tanta gente per me è la cosa più bella che possa capitare. Le storie sono belle tutte, poi naturalmente sta a noi anche riuscire a farle digerire nel modo giusto, e credo che voi abbiate visto che con questo livello di musicisti viene tutto molto più facile. La verità è che quando trovi musicisti di questo calibro, anche raccontare una serata qualunque diventa un momento importante. È molto facile e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Abbiamo voluto però metterci dentro anche i motori, naturalmente. Abbiamo voluto metterci anche delle canzoni d'amore, delle storie di periferia, delle storie sbagliate forse, ma sono forse le storie che ci piacciono di più. Quindi abbiamo condito il piatto, come facciamo spesso, con vari ingredienti. Crediamo che qualcuno si sia potuto identificare con l'uno o con l'altro, magari le donne più con la parte dell'amore, e noi ometti più con la parte sportiva, ma insomma cambia poco, cambia di aver fatto una bella cosa tutti insieme. Ho preso in prestito una cosa che aveva detto di lui Dalla. Il secondo tempo di Senna non è soltanto la fondazione, che è un fatto meraviglioso, perché tirare fuori sono milioni di bambini che escono dalla povertà grazie a questa cosa, ma il secondo tempo di Senna è lui, la sua impronta, la sua fede in Dio smisurata, e tutto quello che ha lasciato in tante persone. Guarda, quando se n'è andato è stato veramente un arresto cardiaco planetario, l'ho definito così ed è stato proprio così, e oggi ancora tutti ne parlano come di un redentore quasi. Non pensavamo e non speravamo che fosse così partecipato, però vuol dire che le storie scelte, anche quella di Nuvolari, che era un guascone, era un ragazzo terribile, anche quella evidentemente ha attirato pubblico. Siamo contenti perché questa parrocchia lavora tanto, lavora bene, ci vorrebbero forse iniziative solidali di questo tipo anche da più artisti probabilmente. Ma no, non lo so se l'anno prossimo, noi abbiamo veramente in cantiere già qualcosa, però magari non da fare sul territorio potentino, però anche fuori regione forse è arrivato il momento di proporre qualcosa, ci stiamo pensando. Sono soddisfatta tantissimo, Sinergie Lucane è davvero molto molto felice di aver raggiunto questo risultato, ovviamente grazie al nostro grande sinergico che è Dino De Angelis. Una kermesse di quattro appuntamenti, tutti sold out, e stasera è stato davvero strepitoso. Devo anche ringraziare Don Giuseppe Ferraiuolo della chiesa di Santa Chiara, perché stasera, come ho già detto in altre occasioni, era un appuntamento
con uno sfondo sociale, infatti una parte dell'incasso sarà devoluto all'oratorio, chiaramente giovani. Abbiamo un bel progetto in pancia, però è una sorpresa, no, non si ferma assolutamente qui, qualche serata in qualche paese della provincia di Potenza e di Matera, ci hanno già contattato, però abbiamo un progetto molto più bello, più interessante, più corposo. Forse Sinergie Lucane inizierà a fare sinergie fuori regione, solo questo, posso anticipare solo questo.